Sanremo non è che sia il palcoscenico ideale, è l'unico palcoscenico che ti mette in condizioni di esprimere pareri, lanciare messaggi musicali o messaggi in parole che poi vengono immediatamente amplificati da questo circo mediatico che gira intorno a Sanremo. È solo questo, è perché la cassa di risonanza è molto forte. Abbiamo il progetto della Nazione dei Cantanti che ci lega da quasi 30 anni, un progetto che ormai è diventato un punto di riferimento per molte persone che hanno bisogno di sostegno, di aiuto economico e anche a volte morale. Con Gianni condividiamo questa parte della nostra vita. Qui ormai il pubblico non si tiene più. E la nazionale praticamente... devono entrare in campo. Gli occhi degli artisti sono lucidi per l'emozione. Sei tesissimo. Sono emozionato perché è una serata eccezionale. Veramente la gente di Roma ha risposto in maniera straordinaria. Si può dare di più. Da quella notte... Si può dare di più, diventa un inno di esortazione, di sprone a far crescere un'iniziativa generosa che dimostra di poter coniugare con intelligenza gioco e impegno sociale. Se tutti quanti noi capiamo che questa differenza che abbiamo tra nord e sud, est, ovest, bianchi, neri, musulmani, cristiani, etero, gay, se noi riusciamo a capire che ci dobbiamo rispettare, beh, non dico che miglioriamo l'Italia, il Canada, il mondo, però miglioriamo noi stessi. Abbiamo pensato subito ad Yusundur, abbiamo conosciuto Yusundur in più occasioni. La prima fu in una partita del cuore organizzata da noi a Reggio Calabria, quando lui giocò 5 minuti. È un grande uomo, sono un grande artista, come giocatore non è un granché come giocatore. Grazie Yusundur, perché senza di te questa canzone non sarebbe stata nulla. Je pense que le festival de Sanremo. Penso che il festival di Sanremo è una grande opportunità. È una grande opportunità. Pour parler. Per parlare. A ceux qui aiment la musique. A quelli che amano la musica. Ceux qui comprennent que la musique c'est une langue. E a quelli che capiscono che la musica è una lingua. E peut-être la seule langue. E forse l'unica lingua. Saremo un buon palcoscenico per lanciare questo messaggio. Sì, 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 sì. È proprio lì che bisogna andare a dire le cose, perché noi siamo persone concrete, non che gli altri non lo siano. Però la Nazionale Cantanti è un'associazione che ha da 30 anni 120 milioni di euro, tutti devoluti. Abbiamo costruito camere sterili per i bambini malati di leucemia, abbiamo... guarda, vai nel nostro sito, è tutto elencato, è tutto documentato. Quindi chi meglio del dove è il posto più bello? E il posto è Sanremo. E andarci con una canzone del genere, mi hanno detto vai tranquillo che tu sei una persona giusta e che devi andare a dire quelle cose in quel luogo. Vengo da Bologna. Da Bologna, per il festival. Per il festival. Senta, in Senegal si conosce il festival di Sanremo? Quest'anno di più, perché c'è la presenza di Yusundur. Vivremo insieme. Supereremo i mille ostacoli, vedrai. Finiremo ad essere diversi come un'opportunità. All right. Benvenuto. Tutti a parlare. Amore alle verità. Amore alle verità. Noi abbiamo la Pigna, che è caratteristica, che è la città vecchia, quella medievale, che serviva proprio per poter fronteggiare meglio gli attacchi dei saraceni. I
i saraceni avevano la loro base a Saint-Tropez, sulla Costa Azzurra, molto vicina, perché noi siamo quasi a confine con la Francia qui, a Saint-Tropez, la città di Brigitte Bardot, ecco, però invece di vederci Brigitte Bardot che ci viene a salutare, purtroppo trovavamo le incursioni di saraceni. Adesso io sono qua perché porto una mia cantante straordinaria che conoscono anche in Canada, perché abbiamo fatto concerti in Canada, ed è veramente un prodigio di canto e ha 62 anni. Dov'è l'amore vero, se c'è quello uguale al cielo, dov'è che parte? Quando Lucio mi ha detto ti mandiamo a Sanremo, sicuramente il cervello diventa come un bambino, non ti stai a chiedere ma come mai fino adesso, cioè non ho vissuto la musica in questo modo, perché ho fatto sempre tanta musica, quindi non arrivare a Sanremo, poi ragionando mi sembra di vivere una cosa come una medaglia, come tutto questo tempo che magari non ho ispirato a diventare chissà chi, chissà. È stata una grandissima cantante rock e adesso secondo me Iskra Menarini è la più grande cantante di soul music che abbiamo in Italia, e non solo in Italia. Eric Clapton è un grande fan di Iskra Menarini, veramente. Solo per me che sono ormai lontana da te. Qualcuno si dimentica come è iniziata la sua carriera, che cosa avrebbe mai pagato per poter da ragazzo poter andare a Sanremo e aprirsi quella famosa porta.